Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Da Ottica Center trovi i migliori brand bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Ray-Ban, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole. Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany & Co. e Oakley. Inoltre, da Ottica Center, visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multifocali per astigmatici e per cheratocono. Ottica Center è al Centro Commerciale 2 Maria Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. Ehi, lo sapete che esiste una polizza auto che si paga a rate mensili a tasso zero? Ma lo senti anche tu? Tasso zero? E ti dà anche servizi e sconti su diversi esami medici. Non ci credo. Neanch'io. Una polizza auto che mi dà anche lo sconto sugli esami medici. Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai. Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Incredibile, ma vero. Novità nel fitness, direttamente dagli Stati Uniti, corso di paddling, un'esclusiva Arvalia. Novità fitness presso piscina comunale Salvatore Giudice alla Mezze Terme. Prenota ora una lezione gratuita a partire da sabato 18 marzo. Per info telefonare allo 0968 43 48 32. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Resta inattuato. Mentre gli ospedali scoppiano di decreto, 50 sulle assunzioni restano inatturato. Inattuato. Che vuol dire? Vuol dire che restano sospesi, no? Ubica che buon attivo cucciolare, quelle ave. Bravo, bravo D'Albino, inattuato. Inattuato, non è stato attuato. Non è stato attuato. Com'è bravo, eh? Buongiorno a tutti. Buongiorno la mezza, oggi abbiamo fatto una pasquetta ieri che un tempo giovia e non giovia, scocciolava e mi c'ero sole. Ma perché? Ma sei stato fuori? No, dentro. E allora qual è il problema per te? Scusa. Fuori abbiamo arrostuto la carne. Uscio! Abbiamo arrostuto la carne e il hazezzo fresco. Ho passato due giorni belli, dai. Poi in compagnia, quando poi la passi in compagnia, no? Poi un ladro è una spia. È una spia. Buongiorno. Ma è scialato. Solo che basta mangiare, Tony, troppo mangiare. Sì, è vero. Facciamo schifo. No, fai schifo. Io mangio niente. Beh, faccio schifo, va, lo dico io. Personale, faccio schifo davvero. Ma la bugia. Ma io lo voglio sapere, no? Stame, in dove vieni? Non è una questione di fame. Mangia perché poi sei in compagnia, capito? Hai capito. Ma hai bevuto pure, sì. Ma no, il vino è speciale, Tony. Il vino è speciale. C'un deve e c'un deve vuole bevere. C'un deve. Quindi però è buono. Ieri no, Tony. Ma di uva era? Mi sono,
mi sono ripromesso, hai detto giusto, mi sono ripromesso. Perfetto. Che ieri non ho toccato una goccia di vino. Una goccia? Ieri sì. Aiuta Coca-Cola. Davvero? A Coca-Cola aiuta ieri. Eh no, è troppo, fede amore. Ma che buono, io non ci sono abituato, perché io sono stato sempre estemico. Estemico, come si dice? Estemico. Estemico, nevrastemico si dà. A dove non sono sempre estemico. Liquore, può liquore, ma per me o può non vietare liquore. Tu veramente bevi tuo liquore, no Tony? E pinte di acqua minerale. Pinte di amaro che alleggerisce. Uo, liquore, io mi sento stomaco tanto bene, mi faccio tutto coso, cade. E mangiare, Tony, mangiare che vuoi, mangiare c'era. Mangiare classico, no? Classico. La mangiata a cucciubella. Sangrugiapi, vedete. E porpettone da che do ripieno. Sì? Con una specie di porpettone ripieno, tagliato a fette. Ua ave, quello usciolaro. Posella, agnello. E patate. Ehi, mammarella mia, Sant'Antone. E poi non solo questo, ma mi mangio quasi mezzo chilo di posella fresca, ma non cruda. Come era dolce. A pugni, dolce, questa maniera. Dolce, Tony, come uno zucchero. Come ti sta mangiando tu sta cosa? Basta che mi sta bene. Basta. Allora, buongiorno, Lamezia. Uno. Siamo, come ben sapete, siamo sempre all'isola pedonale. All'isola che non c'è. È l'isola che non c'è, veramente, ma oggi non c'è nessuno. Allora, buon rientro a tutti. Buon rientro. Spero che ognuno di voi abbia trascorso la notizia da... Ti chiedo scusa, no? Posso parlare? Sì. Quasi mi la mano. E dopo te, dopo te. Spero che ognuno di voi abbia trascorso con familiari, amici, eccetera, una buona Pasqua, una buona Pasquetta. È stato un modo anche per riunirsi, no? Sì, ma riunirsi. Anche è stato un modo per dimenticare, accantonare per un attimo i problemi che ci sono dentro la famiglia. Bravissimo. E i problemi che attanagliano la città. La città, i problemi della famiglia che attradiscono, come si dice? Attanagliano. Attanagliano la città. Le famiglie, la città. E una cosa voglio dire, ma oggi come ben sapete, oggi non è da Galanè, oggi è da Galanè dei poveri. Donne, io 50 anni a rieto. Beh, facciamo, visto che ha voluto spacciare oggi, ma chiama Pasquone. Pasquone, perché la Pasquetta è di professore, di impiegati e dei barbieri. La barbieri Pasquetta. La Pasquetta. Solo poi il Pasquone. Martedì è dei poveri. No, dei poveri. È una tradizione, è una tradizione, no. Che adesso non c'è più. Purtroppo che adesso non c'è più. Come? Va bene? Come un bel sapere questi giovani oggi, che non lo sanno. Bravo. Ma chi ti ho chiesto mai? Chi No, io ti sta manero, no, mi guardo bene. No, ma il problema ne guarda, le cose. No. Va bene. A posto. Signor De Grazia, si può avvicinare. Signor De Grazia. Lo chiamiamo signor De Grazia. Che vuol dire lo chiamiamo? Io voglio mandare un messaggio di auguri a Paolo Mascaro, il nostro signor sindaco. L'anima da Madonna. Auguri Paolo, speriamo che hai passato una bella Pasqua. Ecco, tutti questi carichi 11 che ha avuto e ci sta passata una bella Pasqua. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Oh, mamma mia, nemmeno come mi cari, già. Buongiorno Lamezia, buongiorno a tutti. Oh, mamma mia, con Giovanni mi auguro, ci vediamo? No, non ci ho visto, sono venuto a trovare. Ci siamo visti ieri, sono venuto a trovare ieri. Diciamo, la felice idea. Di venire a trovare, sì. In quel dì di Nocera. È sceso a Nocera, ci ha fatto una camminatella, abbiamo conversato mezz'ora, tre quarti d'ora, poi giustamente ha fatto ritorno a casa per dedicarsi alla moglie. Ciao Lina,
Allora, la famiglia in generale. La famiglia in generale, mia mamma, tua moglie, perché bene o male i tuoi figli ormai hanno una famiglia, certo, no? Certo. Allora, Tonino, mi dica. No, volevo dire, abbiamo fatto scorso Bella Pasqua, sai che Pasquale Lettore ha adottato un agnellino, ci sono stati degli agnellini qua adottati dalle persone. Ma io dico, Pasquale non dovevo mettere stagnino. Ma dovevo mettere stagnino per quello che conosco, Pasquale non è Lettore. Su a crescere, un grazie e poi su con quattro patate. Io l'ho dato anche. Dire. Comunque è stata una bella cosa organizzata dalle malgrado tutto. Sì, ma lui no, lui la, diciamo, chi sta facendo questo caso? Lui la sta, l'ha pubblicizzata. L'ha pubblicizzata per parecchi giorni. Certo che è stata una bella idea. No, simbolica, eccetera. Io c'è detto mo stipa uno che io me lo faccio al cartoccio. Vabbè, comunque. È stata la Pasqua, si ritorna nella vita normale. Sì. Domani ci saranno l'interrogatorio di garanzia per quanto riguarda la Sagal. Ma con suo passano mi lo stesso. Ma hai mangiato un mezzo cornetto, ma no? Ah, tu dici muovo un picare. Ieri mi arrivavano messaggi di quell'articolo che ha fatto Pasqualino, di quella frase che ha detto Colosimo insieme a Michenze. Insomma, la Metini di merda che non capite un cazzo, non capiscono niente, io la Metini, non hanno contatti con gli altri aeroporti, perciò possiamo dire che siamo stati nella convention. Cioè, il discorso era questo. E la cosa ha offeso un po' la Metini, no? La Metini quando ci dice la verità si offendono sempre. Sì, questa è un'abitudine, una vecchia abitudine. La Metini, ma guarda che giova. Stamattina non è che voglio giustificare questa signora che in quanto a finezza mi pare che sia ad ottimi livelli. Però stiamo parlando di un'intercettazione, stiamo parlando di una conversazione fatta. Ma fatta per cazzi loro, eccetera, e quando si è da soli. Poi ognuno delibera quanto di voi, non è che giova, quante volte noi, sta mia zia ne ha una cosa, un'intercettazione, lui c'è della gente di un mondo. È chiaro che quando si parla tra amici se ne dicono di tutti i colori, eccetera, ma attenzione, mica sto giustificando, però io il fatto dell'intercettazione, io guardo il contesto, bisogna poi guardare tante cose. Vabbè, è chiaro. Vabbè, sono cose così. Tutti quanti, io sono Lamettino, Gesù Lamettino, io sono Lamettino, questo praticamente ieri sui social viaggiava e navigava a più non posso, è giusto, ognuno, io non è che per l'amor di Dio vado a mettere freni o a contestare lo stato d'animo di ognuno, ognuno risponde come crede, io ho rispetto per tutti quanti. Certo che ieri all'aeroporto, Danilo, ieri sono passato all'aeroporto, c'era un gran movimento di passeggeri, strapieni di voli, insomma. Intanto l'aeroporto ha bisogno assolutamente di un management, ma questione di ore deve essere, perché è un'azienda elefantiaca, è un'azienda che deve avere i punti di riferimento, non è che può stare così in balia degli eventi, eccetera. Mi auguro che a giorni possa uscire dal mazzo il nuovo presidente e il nuovo direttore generale. Mi auguro che la nostra città giochi un ruolo ovviamente importante, decisivo, no? Riguardo a queste nomine, ce ne abbiamo i coglioni pieni, no, sempre chi sti là, chi sticca, certo, attenzione, io ne faccio una questione anche di merito, se il presidente deve essere un Lamettino, attenzione, questo Lamettino deve avere gli attributi, deve avere le capacità, deve avere un buon curriculum anche. Ma deve avere le capacità, io me ne strafotto che veni di Bustarsizio o veni di San Pier d'Arena, che me ne fotte,
A me interessano i risultati, a me interessa che questo ci sa. No, mettere un lametino per il gusto di fare, di voglio sventolare sta bandierina, che me ne faccio. Basta, basta con le nomine che provengono dalle segreterie politiche. Fuori la politica, fuori, state fuori dai coglioni i politici, la politica e i partiti, quello che resta dei partiti. State fuori da queste aziende. State fuori da queste aziende. La SACAL bisogna darli a manager di valore, perché noi da qua a poco gestiremo 3 aeroporti con le difficoltà del caso, con i conti in rosso, quindi ci vuole gente che sappia districarsi, si sappia muovere, eccetera, anche alla luce degli investimenti che da qua a poco ci saranno, investimenti ultramilionari, non lo dimenticate. E quando ci sono investimenti ultramilionari, quando c'è odor di soldi, profumo di soldi, bisogna stare con gli occhi aperti, perché si può insinuare chiunque. Questa è una, voglio dire, come posso dire, è un'abitudine che delle nostre parti, è uno sport ormai in voga. Dubici su sordi, si insinua di tutto, non ultimo o non ultima la criminalità organizzata. Quindi che cosa vi possiamo dire noi qua? Noi possiamo solo mettere in rilievo, sottolineare lo stato d'animo delle persone. Questa vicenda della SACAL ha veramente amareggiato un'intera collettività per le modalità, per tutto quello che si è detto, eccetera. Quindi parlare della SACAL stamattina, dopo ricche libagioni, dopo Pasqua e Pasquetta, mi sembra un esercizio che io vorrei un po' giovare, se mi permette, anche se i giornali non è che offrano tanto, però la nostra città offre molti spunti, no? La città, quindi possiamo anche parlare d'altro, perché d'ora in avanti bisogna anche parlare d'altro. Ci sono argomenti che abbiamo lasciato in sospeso, Giovanni. La multiservizi, un dè che c'è questo discorso da SACAL, e la multiservizi ci mettiamo una coperta e supa, no? Con la multiservizi si deve fare lo stesso ragionamento che si deve fare per la SACAL. La meritocrazia al potere. Meritocrazia significa, lo sapete cosa significa? Gente che abbia meriti, che abbia un curriculum di prim'ordine, gente che in questo settore ha s'allonga. Ma io questo è il fattore della meritocrazia, ci credo poco, che porta avanti le persone che meritano. Ma si deve far sentire la cosiddetta società civile, la società civile che si offende. La mettini di merda, tutto offesi su poverielli stamattina. Come si è permessa costei di definirci così? Cicca, devo pensare tu, serio. Magari quante volte l'avranno detto nel palazzone della regione, la mettini di me, nessuno ha detto niente. Ma ti ripeto, il fatto che sia uscita l'intercettazione, è chiaro che la gente, no, un po' che gelo sicilica, ma basta, chiudiamola qua per l'anima dei morti. Ripeto, non sottovaluto le cose io, né mi ha piacere leggere sta cosa, però ripeto, quando si parla tra amici, tra cose eccetera, si deve essere intercettare a tutti. Lucuccio, a Lucote Camerone, lui, lasciamoci fottere. Insomma, c'è stata la Pasqua in questi giorni, devo dire, venerdì sera si lamentavano qualcuno, mi sono mandati i messaggi, che c'è stata poca partecipazione di pubblico, di persone alle Via Crucis. Più che pubblico, di fedeli, amore di fedele. Mio, usiamo un termine, no? Fedeli, poca presenza di fedele e anche degli stessi pieti, insomma, no? Non c'è stata una grande partecipazione alla Via Crucis, così. Ma gente della Via Crucis è a casa. La gente già della Via Crucis è a casa, è a casa, con De Bono giù. Certo. Via queste tradizioni. Dopo stiamo andando avanti a livello generazionale, non ti pensare, eh.
da qua a 20 anni, a 30 anni, tantissime tradizioni andranno a farsi strafottere. Perché così? Ma però è un peccato, perché la Via Crucis è una bella cosa. Ma che cose, mi dici? Giova. Sono delle belle cose. Peccato che la Chiesa, la mediaticità la usa poco in queste cose, non è? Perché magari c'era molta gente che la voleva vedere a casa, ci hanno chiamato, richiamato, l'abbiamo detto anche sabato mattina, purtroppo non è stato possibile fare la Via Crucis. Io non parlo per me, ma parlo per tutte le le televisioni, le medine. Purtroppo non ho... Oh, Giovanni, Luco, te l'ho detto, stiamo parlando di 500-600 euro, mi si accontentavano 3 o 4 operatori, e insomma, perché poi la Via Crucis, signori miei, presuppone che cosa? Presuppone un impegno che vi piace tutta la giornata, tutta la serata. Ma si fa con volentieri, che poi si fa gratuitamente. E quindi, io ripeto, non dimentichiamo che le missioni in onda delle Via Crucis, non solo io, ma altre le emittenti, non solo nostro, la fanno totalmente gratuite, Tony. Giova, sono regolati in sta maniera, e così sia. Noi abbiamo detto che la gente, gli infermi, gente che è impossibilitata, gente che si cura, ospedali, cose eccetera, anziani che stanno in casa, no, avrebbero gradito partecipare anche, no, vederla da vicino. Così non è stato, non ne facciamo un dramma, la vita continua, viva l'Italia. Allora, andiamo avanti, qua si parla dei 20 agnellini salvati della strage di Pasquale, strage Pasquale, non di Pasquale, no, perché di Pasquale, perché no, pensavo a Pasquale un rettore che sapeva dove venire. Non sono io, ha parlato, 20 agnellini salvati della strage di Pasquale. No, aiuto quello della strage Pasquale, no, Pasquale. No, non musa, perché può venire a sapere, no? E può che va di giro, state diffamando. Abbiamo messo un D di più, di Pasquale, invece era Pasquale. No, Pasquale è uno che ama gli ovini, infatti si è adottato una pecorella, sperando che questa pecorella... Pure io l'ho adottata, solamente che io già l'ho già data... l'ho data adotta e poi cedo, come adotta hanno figlio e poi cedo un anno. Vabbè, non è che potevo smontare l'agnellino nella casa, non c'è un salotto, un agnellino è un bambino, no? Vabbè, io piatto l'agnellino, l'ho data a Giovanni Prezioso, beh, io l'ho data a Giovanni Prezioso, a Giovannino Prezioso, che lui c'ha la possibilità per tenerlo, io non potevo... è la campagna, certo. Allora Giovanni, ti raccomando, Natranno fallo, erba, cosa, tutta roba di poca natale, non lo mangiamo con quattro patate. Va benissimo. Allora. Andiamo avanti, caro Tonino. Anche la Vigor distribuisce le uova di cioccolato. Anche la Vigor, sì, anche la Vigor. La Vigor. Il tema bianco-verde, molto impegnato, iniziative sociali, anche... Il tema bianco-verde è impegnato in iniziative sociali. In questo momento avessi bisogno del tema bianco-verde. Non si impegna di ciò. No, vabbè, ma se bisogno di un'associazione, mo, per l'amor di Dio, mia mamma e la mia Luca Carmelo che abbiamo visto stanno. Allora, ricordo che oggi pomeriggio sarà alle 16.30 la conferenza stampa presso la sala napoletana della Lucky Friends, dove verrà presentata la manifestazione per, diciamo, legale di fine mese dei ragazzi con portatori di disabilità. Ci saranno molte regioni che parteciperanno, sarà una bella iniziativa. Ma che ora è? Oggi alle 16.30 si va rappresentato ufficialmente dalla Valle, della Loca Friends, delle altre associazioni che hanno partecipato a questa bella iniziativa. Sarà una bella cosa fatta da me. Però vedi, Giova, tu no, dai ragione a me sulla discussione che io ho fatto, una discussione, ho aperto una conversazione simpatica su Facebook, eccetera, sui social, riguardo alla sala. No, consigliare. Io ho detto buongiorno, praticamente mi sono lasciato andare ad un'ovvietà, ma ad un'ovvietà. Ebbene, anche sulle ovvietà rompono i gabbasisi. Io ho semplicemente detto che ormai nel gergo comune anche i giornalisti, anche le televisioni, eccetera, gli editori, quando parlano della sala consigliare, sui giornali, ai microfoni, eccetera, parlano di sala napoletano. Però mandano i comunicati così. No. Ma che ti sto dicendo?
è lo stesso comune, la stessa segreteria che incorre in questo errore. Secondo te come dovrebbero dire? Perché abbiamo due sale consiliari. Sala consiliare. Di qua, dove? Sala consiliare. Di via Perugini. Punto. Punto. Perché la sala consiliare è stata inaugurata da Napolitano. Da Napolitano, ma non è stata intitolata a lui. E qui però io ribadisco che da sempre si è detto sala Napolitano, dato che costui non è simpatico per mille motivi, ma oltretutto è in vita. No, oltretutto è in vita. Famo il servizio. Oltretutto è in vita. Stanno venendo le transenne delle tante manifestazioni che ci sono state qui sul corso. Eh sì. Quindi chiudo la parentesi per dire adesso il sindaco con la giunta secondo me deve pensare a chi intitolare la sala, altrimenti sala consiliare di via Perugini, di località Madame, del palazzo di città, fate come cazzo volete. Insomma, però sala Napolitano, su Napolitano per cortesia eliminate, perché è improprio, è improprio. Allora andiamo avanti. È un budico ciò. Allora, dove vogliamo andare? Tonino, venerdì di aprile l'ex convento, domenica tutti al del borgo antico. Questo succede a Nocera Terenesi, vecchio ispizio per i poveri, potrebbe diventare un'attrazione turistica. Due appuntamenti a Nocera dopo la pausa di Pasqua e dei battienti. Sì, no, il coso, l'ex convento è favoloso, è bellissimo, proprio è quasi sul cocuzzolo, no? Nella parte alta di Nocera, che domina, no? In un certo senso il centro storico, è molto molto bello, ed era giusto venisse ristrutturato, lo hanno fatto. Queste sono le cose che a me piacciono, per il recupero delle tradizioni, certo, no? Certo. Della propria storia. Intanto se sentite questo rumore chiediamo scusa, ma c'è giustamente la Molservizio che sta ritirando le transenne che sono servite per le grosse manifestazioni. Ma oltretutto fare uso della gru. No, certo. No, fate bene. Quindi non possiamo. Però è un, vede qua, è un rumore, è un sottofondo positivo, no? Vuol dire che stanno faticando. Questo è già molto importante. Se c'era una musica vuol dire che ballavano. Allora, andiamo avanti caro Tonino. A proposito. Andiamo al quotidiano del sud. A proposito. Questo lo voglio dire a beneficio delle nostre mamme, delle nonne, le zie, i papà, i nonni che ci guardano. Riguardo ieri, sapete che voi, avantieri, Pasqua e anche Pasquetta, in Calabria si svolgono tantissime manifestazioni di carattere religioso, no, di fede, eccetera. Ebbene, a Pizzoni, stiamo parlando in provincia di Vibo, no, durante la processione la Madonna si è spaccata in due o tre pezzi, no, ed è caduta pesantemente questa statua al suolo. Vi lascio immaginare, nell'immaginario collettivo, questo magari porta sciagure. Però qua c'è proprio l'articolo, Tonino, sì. Affrontare. La Madonna è affrontata, shock a Pizzoni. Ma il padre con predica calma, l'effigie era vecchia e prevedibile, dice di me. Va bene, cioè, chiaramente ci dà una cosa. La Madonna si spezza in più parti durante la tradizionale rappresentazione della risurrezione di Cristo. Va bene, comunque, il nuovo parroco può dire chi lo cavò, però è chiaro che viene interpretata come un segno negativo. Sì, sì. Giù a Ondavi una cazza di notizie. Si trova veloce, arrivati subito al tribunale di Castrovilla. No. Non stavo girando, Tonino. Volevo vedere se c'era qualcosa che... Volevo vedere se volevo partecipare. Dai, allora, un'altra notizia curiosa che travolge quelle che sono le tradizioni. Alcune volte ci sono alcuni parroci, no? Casa Nulonga, e non sappiamo dove cazzo vogliono parare. Ma viva Dio, no! Una cosa che tiene 100 anni, che è la famosa vestizione della Madonna, tu ci metti un cazzo di un reggiseno. Dove è successo? Ma come mi ha? Ma dove è successo questo? Ah,
ad Acquaro. In chiesa la Madonna con il regista. Vabbè. Il ma tu durante la vestigione hai a posto un indumento. Ma infatti c'è la fotografia con il regista della Madonna. Sì, ma perché non era non è prevista, perché ha suscitato scalpore, per certi versi anche indignazione. No. Chiedo che sta facendo su cazzi di parroco. Non ho capito dove vuoi andare a parare, caro reverendo, è vero. Cioè, ci ha messo cose che si vede nei menne. Ma non ho capito. Cioè, guardate qua, io veramente c'è Papa Francesco che è davanti a una montagna insormontabile, difficile da scalare. Perché intorno alla chiesa girano degli emeriti imbecilli. Cioè, un Papa... No, chi stiano danne e il Papa Porino ricoglie i cocci, no? Eccetera. Papa Francesco dice una cosa e chi si dice un'altra. Ma com'è mia cara? Invito Don Rosario Lamari, o Lamari, che è il parroco di Acquaro, momenti sciensi. Ah, serio, cacciaci tu reggise. No, perché la tradizione non contempla questo tipo di indumento. Punto. Adesso passiamo al tribunale di Castromiglia. No, c'è una pagina. Vabbè. Una c'è idea. No, sì, non lo so, una. No, vogliamo. Ma una! Tribunale di Castromiglia, tribunale di Castromiglia, tribunale di Castromiglia. Praticamente. Oh, mamma mia! 1, 2, 3, 4, 5. Ma tutto Castromiglia c'è l'asta. No, Castromiglia poi ci sono, è vero. Diciamo, vabbè, a posto. Comunque il console di Pechino è venuto in Calabria. E un tenente che cazzo fare, capire? Per il nome dei passaporti di 405 volte pratica di civile. Per il nome dei sono passaporti. Circa 500 gli imprenditori sparsi per le 5 province. Guarda io con i cinesi. Però hanno preso questo, o Milan, cosa. Ah sì, Milan, hanno fatto l'erba ieri dalla Cina. Va bene, comunque voglio dire. La presenza dei cinesi, soprattutto li conosciamo per il commercio, no? C'è sicuramente alla base, da parte dei due governi, no, qualche trattato, qualche convenzione, un qualcosa che consente anche questo modus operandi da parte dei cinesi, perché non è possibile giù a. Tu quando vengono i cinesi ci cerca la cattura e ti ridono la caccia. Vamo a pagare con la carta di credito. No. Vamo a un assegno. Chi è che tu qua? Cioè soldi contanti a fronte di roba che più fa schifo, che più schifo non si può, no, che sta ammazzando e sta azzerando tantissimi esercizi commerciali. Ormai sapete che quello fatto dell'imitazione, no? Siamo arrivati a livelli, come vi dicono. La gente intanto sta attraversando un momento difficile, con 50 euro una mamma e un papà vestono tre figli, è chiaro che sono obtortocollo, costretti ad andare da verso questi signori qua. Che sti caga mandano solo sordi in Cina. Cassa ne mandano, poi non vi dico quando chiudono. Questi aprono con decine di ragioni sociali diverse. Cioè, e la mia rabbia qual è? Che per molto meno agli italiani gli fanno un culo così. E questa è una cosa che io non sopporto, ma veramente non sopporto. Cioè, fare il verbale ad una parrucchiera che esce dal suo salone con i capelli fatti, no, che ci ha fatta la giovine sua, no? Cioè la proprietaria del tuo locale, no, in un momento di pausa si è assittato là e la sua impiegata ci ha fatto i capelli, chi si è annesciuto ed è stata verbalizzata che ha annesciuto senza scontrino, perché anche lei è obbligata allo scontrino. Ma dico, vi rendete conto? Se un barman si piglia in un caffè e si consumano caffè, se avessi di aru scontrino, a detta di tutti questi soloni, no, a tutti questi soloni, questi preistori, mentre là
Made in China fanno quello che cazzo vogliono. E quando gli fanno il verbale di 1.000, 2.000, 3.000 euro, chi di là si mettono a ridere come pazzi. Si mettono a ridere come pazzi. I tillicano. Ci sono tante cose da rivedere su questo. Ci sono, per l'amor di Dio, io mi rendo conto, con te che la finanza tiene solo un problema del commercio o solo un problema dei cinesi. Però voglio dire, un occhio più attento, molto più pressante, costante, non sarebbe male. Ma attenzione, sto parlando dei cinesi, però non parliamo degli extracomunitari, marocchini e quant'altri, che hanno dei depositi enormi e lavorano solo per contanti. Solo per contanti. Andate da un italiano, andate in giro, vediamo se un italiano ha soldi contanti in tasca. Se può pagare contanti. L'italiano ricorre alla cambiale, ricorre, soprattutto i commercianti, ricorre ad un assegno, spesso anche postdatato. Non si può fare, non legge. Non si può fare, ma sappiamo che di fatto c'è l'assegno postdatato tuano. Ma l'italiano che piglia... bloccato, perché la banca ha anche blocchetti. Esatto, la banca che avara di blocchette, eccetera. Ma chi sti cani? L'italiano che piglia 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, mu paga una merci, non lo trovate più. Mentre loro, i 10, i 20.000 euro, i 50.000 euro, i 100.000 euro, voi pensate che stanno diventando, voglio dire, vanno ad occupare locali enormi, qua anche a Lamezia e a Santofemia, no? Lamezia, Santofemia, eccetera, non su a San Biase, occupano dei negozi grandissimi. Ma Santofemia è diventato già una tanto, ci siamo stati e te. E no? Quanto si paga là? 8.000, 10.000, 9.000, 7.000 euro pagano, al mese. Magari la prima annualità la pagano per contante e subito. Certo che a uno ci ridono nei magazzini. Ecco perché la gente, ecco poi gli italiani, attenzione, gli italiani brava gente, che gli italiani sono pure ammazzatoni, non è che dico di no, l'italiano è un gran disgraziato, è un mascalzone, è un simpatico mascalzone, non è che voglio difendere spada tratta agli italiani, però caspita, voglio dire, no, tutelate, vabbè, per l'amor di Dio. No, non stavo per l'amor di Dio. Ha morto buon compagno io. Sì, morto papà e mamma, hai avuto una pena ancora a distanza. Vabbè, certo. Chi l'ha morto? È morto Gianni buon compagno, lo scopritore di talent, insomma, scopritore di personaggi, insomma. È stato uno che ha fatto la radio, ha fatto la televisione, insomma. Lutto nel mondo dello spettacolo, giusto per dirlo. Guarda, te la posso dire una cosa, buon compagno a me non è mai piaciuto, se devo essere onesto. Avrà rivoluzionato D'Agostino ieri, Arbore, nelle loro dichiarazioni, eccetera, ognuno dice la sua. Tutta amici, figurati, a mio mamma ha fatto un pazzino, anzi se devo essere onesto, ma stavo tu sempre su Pega Basisi, a me su buon compagni, nonno. Vabbè, questo no. È il fatto della morte. Sì, il linguaggio, cose, il linguaggio televisivo, il nuovo linguaggio televisivo. Io non mi avventuro in questo, non sono un critico, non sono un conoscitore. Però tu una volta basta dire una parola, ti staccavano il programma e qua e là, insomma, lui è stato quello che ha portato, insomma, poi più tu anche una parolaccia la dici pure nella televisione. Io? A me non sono parolacce, a me sono imprecazione. Quando io dico vaffanculo e io vado ad interpretare il sentimento. Una volta se diceva vaffanculo in televisione ti toglievano tutto quanto. Sì, lo so. Ecco, un vero genio. Tutti quelli che hanno goduto dei suoi servigi, che hanno fatto carriera, per loro questi qua hanno genio. Io ti ripeto, non mi ha fatto mai impazzire, ripeto, non sono nessuno io, però esprimo la mia opinione. Pace all'anima sua, ci dispiace Gianni. Andiamo avanti. Si è spento Pierottone, vedi, ex direttore del Corriere. Stiamo parlando di un grandissimo giornalista, grande direttore. Davanti all'amor siamo tutti uguali, esatto. Rispetto per Pierottone, rispetto per Boncompagno. Sì,
No, voglio dire, a Ottonio conosci ciò perché io li ho telefonato. Perché tu hai detto qualcosa, ma io tu conosci. Vabbè, vabbè, pace all'anima sua. Mamma mia, che pesce. Non li giudisci manca a pensare alla comunione a questo. Ma non me la dai giornata. A quanto siamo? A 60. Oh, qui le armate di morte. E qua siamo a 40. Ci vuole almeno 8 minuti ci vuole. E di che cosa parliamo stamattina? Veramente non abbiamo niente. Ma comunque da parlare. Ma scusa, ma della bocciona. E da salutare Borriello. Ma saluta, ma Giova. Vogliamo intanto. Abbiamo la possibilità di aprire qualche fronte, no? Perché? E voglio dire, il problema, la vicenda Sagal ha sicuramente buttato una coltre, no? Ma domani ce ne sarà altro sui giornali, perché domani ci saranno gli interrogatori di garanzia. Sì, Giova, però non c'è solo la Sagal. No, a me interessa. No, ci sono altre cose. E mi interessa che questo fatto ha bloccato, no? E no, ma butti, ripeto, una coltre, no? Grigia, no? Chi è? Ah sì, una cosa di dire su tantissime cose, ripeto, abbiamo ricordato la multiservizi e quindi suggeriamo agli amministratori, il signor sindaco in testa, di voglio dire muoversi, fare qualcosa. Siamo alla vigilia, ma vedete qua, qui Giovanni, non è che potevamo parlare 7 mesi prima, 8 mesi prima, d'accordo che ve ne strafottete. Ci mancherebbe altro, o non abbiamo mai avuto la pretesa che ogni cazzata che liberiamo qua diventi, no? No, un tormentone, eccetera. Però voglio dire, siamo alla vigilia della stagione balneare. Possiamo sapere per il mare chi cazzo avete fatto? Possiamo sapere questo piano spiaggia? Che cosa state concretando? Cioè, voglio dire, ecco perché dico io, non vorrei che la Sagal. Mo è la madre di tutte le battaglie. Parliamo di Sagal e ne scordiamo che c'è un piano commerciale che praticamente è disastrato. Vedi le ultime intemperanze da parte degli ambulanti riguardo a questo fatto. E quindi il piano commerciale del PSC, il piano strutturale comunale, il vecchio piano regolatore, tanto per intenderci, non se ne parla più. Eppure un disegno e un programma, un progetto che va a ridisegnare la nostra città, dove ci sono tanti appetiti, dove anche nel piano strutturale comunale gravitano, girano a un appetiti voracissimi. È ovvio, quindi bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna stare con gli occhi aperti, bisogna in buona sostanza mettere al primo posto l'onestà, guardate qua, onestà, trasparenza, senso di giustizia. Bisogna portare al primo posto questi valori. La gente non ti può più. Signor sindaco, la gente non ne può più. Tony, ieri mi sono fatto anche una passeggiata a Paverno, no? E proprio sulla riva, sulla battigia, c'era una pozza di fogna. Una pozza con la puzza. E che diventa pazzo uno. La pozza, cioè, con la puzza fa diventare pazzo. La gente passeggiava cose, insomma. Ecco, già quelle cose, e siamo, dovrebbe essere già inizio stagione. Ho notato Falenda sempre più in degrado. Oh, Giovanni. È abbandonato Falenda. Si è venuto a Nocera, mo mi trovi. E il lungomare di Nocera non è secondo più a Falerno. No, cioè, c'è un desisti più, tutto azzerato. C'era proprio. Cioè, che cazzo si aspettano della stagione balneare? Quale programma hanno fatto pure là? No, c'è niente, ci sarà, ci sarà, è la solita gente, mordi e fuggi, va là, da casa, metti l'ombrellone, no, a spiaggia che è diventata ristretta e il luogo si ammazzano pure per un posto, le poche che ci vanno, così a Palermo, eccetera. Insomma, non è che abbiamo prospettive positive per la stagione estiva, insomma, intanto uno deve va. Nel senso che su un ciclo di spiaggia giustamente non cambia lidi, no? Giova ha fatto una simpatica. Chi è che? Sta portando il caffè. Ma lui ha portato il caffè. Io no.
Antonino, io non voglio. Ma portala questo, lasciala lì. No, io non ne voglio caffè. Mettici un pochino latte, ma. Ha fatto una simpatica vignetta, ma Massimo Giannicelli ieri, che poi tanto vignetta no, non è, perché ha rappresentato praticamente tutte le incompiute, no, le incompiute giù di lì che ci sono alla media. Ebbene, ne esce un quadro allarmante. Qua bisognerebbe mettere mano ad un sacco di cose, Giova. E allora, di che stiamo parlando? Si parliamo da Sagale, ne stiamo scordando dell'ospedale. Anto, ciao! Manco so. Ricorda stasera cosa c'è qua, dai, vieni. Dormi. Stasera c'è Max Cavallari qua, a proposito. Giova, stai parlando di cose serie? No, dopo parliamo anche di questo qua. Esatto. No, giusto che ho visto Anto. La Sagale ci sta facendo dimenticare che l'ospedale a un stanno smantellando. Giova. Vabbè, una settimana, poi torneremo sempre a parlare. No, non è questo, non è questo, non è questo. Ci sono svariati proprio fronti aperti che sono incompiuti, che non sappiamo cosa andrà a succedere. Dalla stazione non ti parlo che è già una chitesia. Grazie. Quel progetto magnifico sulla carta che riguardava lo zuccherificio, che poteva essere un punto veramente nevralgico. Adesso sono dimenticato. No, ma quello è privato, appartiene ad una società, mi pare Cissel. La cosa, Cissel, non so. Cissel. Sì, e quindi, però voglio dire, il comune, un comune che si rispetti, no, ha rincontrato queste persone, ha un progetto. Ci fu quella famosa manifestazione, quella protesta, poi alla fine è finita tutto così. Oggi, ma è possibile... È possibile che all'Enno Museo di Archeologia Industriale all'aperto possibile lasciare una vastissima area in una zona appetibile che si potrebbero fare fiere, in quelle condizioni. Esatto. Ma là ci può fare tutto, ci può fare un servizio intermodale, ci può fare addirittura la fiera, anche se la comunità sambiasina non vuole che esca fuori dalle proprie mura la fiera agricola. Salutiamo. Voglio salutare il mio amico che passa diritto, il professore Nicola Rotundo, che voglio dire a passo, voglio dire veloce, che stanno stai dietro e va armando ancora una giorgia. Allora, cioè, ecco perché abbiamo fatto una sorta di, come posso dire, abbiamo ricapitolato, no, tutte le cose che sono in sospeso, e sono tantissime, Giova. No, ce ne sono tante. Non è che potremmo parlare solo, capare che si parla solo di tassi. Tony, si abbiamo parlato questa settimana, che è stata la notizia, insomma, ancora ne parleremo, ma parleremo di tante altre cose, insomma, no? Tu lo sai che si parla nel momento della notizia e poi decado un pochettino. Giova, ma devo dire una cosa, la domanda che mi esce spontanea. Ma quali saranno i provvedimenti a livello aziendale nei confronti di chi ha assunto comportamenti poco ortodossi. A dir poco, no, poco commendevoli, diciamo così, usiamo un eufemismo, poco commendevoli. Quali saranno i provvedimenti? Secondo me niente. Saranno licenziati? Secondo me no. Saranno licenziati. Ti ricordo tutti i valigi. Sì, ho capito, però Giova, non possono pagare sempre sistematicamente gli stessi, sempre i poveri. Voglio dire, questi colletti bianchi, ci sarà qualche provvedimento? Perché anche loro hanno leso l'immagine della Sagra. Domani ci dovrebbe essere l'interdizione, se l'accetto, dei pubblici uffici di tutti i 12 e 19 indagati. Giova, a me mi interessa. Ci saranno provvedimenti nei confronti di questi signori. Lo vedremo in questi Lascia giorni. Perdere l'azione interdittiva che sicuramente scatterà. Jones si può avvicinare alla scena. No, però voglio dire, che facciamo con tantissimi infedeli, con tantissimi, voglio dire, tantissimo personale che non mi pare abbia brillato, da quello almeno che emerge, da quel quadro, da quel magma, no, da quella chitinsia, eccetera.
Voglio vedere io i provvedimenti che ci saranno e vi dimmi i sindacati quale ruolo vorranno giocare, visto che i sindacati in questa vicenda non hanno fatto un'emerita mazza. Guarda caso, tutta sta giungla giù, tutto sto sottobosco, mi vogliono far credere che i sindacati un disabbiano un ente, poverielli, altrimenti avrebbero denunciato tutto. Troppo facile, troppo comodo, col senno di poi. Dopo che la magistratura e le forze dell'ordine hanno scovicciato la pentola, Albino, tutti quanti gonfiano un tutti macisti, tutti macisti diventare. Perco, vergognatevi tutti. Bene, lasciamo ad Albino, vedi sto caffè. Albino. E vi raccomando, per Albino, favore. Facci una canzone, alle bombica, alle gioire. Un appello, quanto voto lei dire, quanto voto a via Iaredu, là come chiama Edu, vediate a poezzare, è una cosa proprio vergognosa, ma la vesca, anche io non ci voglio poezzare io, parola d'onore, guarda. E noi veniamo con la telecamera a riprendere. Ti giuro, è una cosa che mi fa proprio... Come c'è Giovanni, dobbiamo andare in via Reillo a riprendere Albino che pulisce la strada. Perché via Reillo? Perché ci passa, perché va a accompagnare la moglie, certo, tutti i giorni, e passa di là e vede lui che è diventato, buongiorno, è diventato un ambientalista, è vero, lui da tempo, è vero, sicuro. Giustamente dice, ma guarda tu, allora noi ci andremo con le telecamere. Donne, guarda, ci tu vuoi scopare però là, tu vuoi scopare. No. Tu vuoi scopare perché debbono scupare. Vedere che nonostante la tua disabilità, tutta a mano, tu devi scopare. Tutta a mano devi cacciare. Raschi ci sono, raschi. Donne, ci sono i frasi. Raschiate tante. Raschi, come? Raschiate tante. Raschi ci sono. Vabbè, io lascio l'Albino, se volete continuare. Io voglio vederti scopare. Ma mi posso cacciare su spesso? Ci scopo, sì. Mi piglio proprio... Non a scopa di interurbane. Non a scopa di interurbane. Interurbane, no, un telefono. Vabbè, la stava dal bene. Ma si chiama interurbane? Interurbana si chiama. Ah, interurbane. Ai, mamma mia, vi saluto. Ci vediamo domani. Scusate le chiacchiere. Sperando che domani iniziamo con il cervello più fresco e soprattutto con buone notizie da dare a tutti i cittadini. Mi alzo a voi. Grazie Tonino. Sei gentilissimo. Sei gentile. Ecco qua, così si sente la chitarra. Tu pichine, allo mio portone, tu pichine, allo mio portone, e lo zumona chi è l'ennaga di tu per la riola, chi vo fatta la limosinella, e lo zumona chi è l'ennaga di tu per la riola, chi vo fatta la limosinella. Alimosina ti la faccio, ma va attenti, alimosina ti la faccio, ma va attenti, cadini una figlia bella e ne cadi tu per la riola, cadini una figlia bella, sai malata, cadini una figlia bella e ne cadi tu per la riola, cadini una figlia bella, sai malata. Sei malata fa la confisare, questa è malata fa la confisare, e la confesso io e nata di tu per la riola, e la confesso mo prima muore, e la confesso io e nata di tu per la riola, e la confesso mo prima muore. Se la Madonna la fa stare buona, se la Madonna la fa stare buona, la faccio fare di tu per la riola, oi monachetta, la faccio fare mo, nacca di tu per la riola, la faccio fare mo, oi monachetta. Chiudete lo stipo del te barcone, chiudete lo stipo del te barcone, Adamo ne scilla, nagati tu per la riola,
Adamo esce da confessioni, Adamo esce da cagate tu bella riola, Adamo esce da confessioni. A mamma reda porta che giangia, a mamma reda porta che giangia, e donami l'umo, cagate tu bella riola, e donami l'umo, poi non va sempre. E tu non mi dumo, cagati tu per la riola, e tu non mi dumo, con un vasillo. Ah, calma, 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 oggi ho fatto la canzoncina, calma, calma. Ok, 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 io vi auguro una buona giornata a tutti la metene, a tutti gli amici, a tutto il compressore di tutta la mezza. Va bene? Io vi auguro... Che cosa avete potere? Se Dio vuole, ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao a tutti.